Bella a tutti ragazzi, qui è GTA Pro. In questo nuovo video sono qui oggi per mostrarvi i nuovi garage che sono usciti con l'aggiornamento import ed export, che sono veramente stupendi. Infatti da ora possiamo ottenere ben 60 veicoli in questi garage ed è veramente una cosa fantastica. Prima di cominciare però vi invito semplicemente a mettere pollice in su a questo video per supportarmi, è veramente molto importante. Inoltre seguitemi su Facebook ed Instagram, che troverete il link in descrizione. E detto questo, iniziamo subito con il video. Vi dico fin da subito ragazzi che questi garage costano veramente moltissimi soldi, infatti per acquistarli tutti quanti dovete spendere veramente un casino di soldi. Se avete molti soldi ragazzi vi consiglio di comprarli perché è veramente una cosa fantastica. Però se avete pochi soldi secondo me vi conviene massimo comprarvi un garage e basta, perché appunto costano veramente tantissimi soldi. Per acquistare questi garage è veramente molto semplice, vi basterà semplicemente andare su Dynasty 8 e troverete appunto tutti gli uffici che sono disponibili per il momento. E per avere questi garage dovete avere per forza un ufficio, quindi oltre a spendere soldi per il garage dovete spendere soldi anche per l'ufficio purtroppo. Una volta scelto il garage possiamo scegliere anche varie modifiche, come ad esempio gli interni, l'illuminazione, l'insegna e veramente moltissime altre cose. Tra l'altro c'è anche l'officina personale, che possiamo anche personalizzare come noi vogliamo. Quindi possiamo fare veramente moltissime modifiche appunto ai garage e anche all'officina, che secondo me è veramente una cosa fantastica. Ovviamente costa veramente moltissimo, però secondo me se avete molti soldi vale la pena acquistarlo. Ora vi faccio vedere anche un po' come sono gli interni appunto di questa officina e di questo garage, che sono secondo me veramente fatti molto bene. Infatti entrando con la macchina in garage, praticamente l'animazione che ci farà vedere quando entriamo è veramente stupenda. A me piace veramente un casino come l'hanno fatta, ci sta veramente molto. Poi possiamo ovviamente modificare i posti delle macchine andando nel cerchio blu. Vi ricordo ragazzi che ogni piano ha 20 posti per i veicoli, quindi noi acquistando 3 garage abbiamo appunto 60 posti per i veicoli. Ed è veramente una cosa fantastica secondo me. Poi qua vediamo l'officina, che è veramente fatta molto bene. E quindi niente ragazzi, questo video finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere pollice in su a questo video per supportarmi. Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Seguitemi su Facebook ed Instagram, troverete il link in descrizione. Se vi serve un account moddati per GTA Online, per qualsiasi console, vi invito a passare nella pagina Facebook di Modding Store. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!